The Grand Prince Ferdinando de' Medici was an outstanding person. His contribution to music, culture and the arts is still felt 300 years after his death. To mark this anniversary, the Uffizi has a new exhibition. It pays tribute to him, his collections and his remarkable personality. As the Grand Prince, Ferdinando was in line for the throne, but he died 10 years before his father, Cosimo III, aged just 50. He might not have ruled Tuscany, but his impact was nevertheless immense. L'importanza di Ferdinando è tutta in questa sua capacità di affrontare la cultura in maniera non convenzionale, non conformistica, quindi non curandosi dell'opinione generale, dell'opinione altrui, fu anche in disaccordo col padre. Even as a young man, he showed interest in Florentine artists and started to collect the works of Carlo Dolci, Volterrano, Pandolfo and Resci. But his favourite artist was Livio Mehus. Music was an essential part of his life. This painting reflects the themes close to his heart, the love of music, harmonies, and collecting musical instruments. And this painting illustrates his central role culturally. He is surrounded by musicians. Without his patronage, it's unlikely so much art, music, and theatre would have been produced. Using a real plan which logged some of Ferdinando's vast collection, here the exhibition has tried to recreate one room inside the Villa Poggio a Caiano. Even though there are many pieces which are missing, it still gives an incredible insight into how vast the Grand Prince's collection was. Me lo figuro così, anche con i suoi capricci che lo portarono alla fine a morire di sifilide. Amava le donne, amava la vita bella, era elegante in questo, insomma la stessa spregiudicatezza. Quando uno è spregiudicato lo è sempre, non è soltanto nella cultura, lo è nella vita, lo è nei rapporti con gli altri, lo è negli studi, lo è nelle curiosità, perché un uomo quando è curioso sempre, quando è spregiudicato sempre. Non so quanto oggi risulterebbe gradito. Di sicuro è un esempio di intellettuale, di uomo colto, che non aveva remore. Il padre ogni tanto lo inquadrava, ma lui era uno spirito libero. Ferdinando was passionate about altarpieces, so much so he removed a number from churches to expand his personal collection. It was an extremely controversial move, but sometimes he would bargain with the churches. He would restore the works of art and offer large donations in exchange for the pieces. Florence in the 17th century was one of the most dynamic cities in the world. Musicians, singers, artists, actors, sculptors all came here because of his willingness to fund and sponsor the arts. But how has Florence changed today? Purtroppo noi fiorentini siamo conservatori perché ci consideriamo figli di quella stirpe di cui le parlavo, di Michelangelo, Leonardo e Raffaello. In realtà è una stirpe la nostra che si è molto imbastardita nel tempo e soprattutto non abbiamo ereditato da loro quello che è veramente la connotazione forte, cioè il coraggio, cioè la spregiudicatezza, cioè la mancanza di timori quando non sono giustificati. Noi rifiutiamo la contemporaneità, abbiamo paura della contemporaneità. Dell'uscita di Sozzaki fu detto che era troppo alta. Ecco, non credo che il Gran Principe Ferdinando abbia fatto questa obiezione. Ferdinando will rightly be remembered as the key person supporting and promoting his great loves of art, music and theatre. And it is thanks to him that we can continue to enjoy the beautiful creations from centuries ago.